Ci sente che vuole tornare al successo dopo quattro partite senza vittorie, con tre pareggi ed una sconfitta. Al 21esimo, grande occasione per Giaccherini, ma il portiere dell'Ascoli guarda, riesce a neutralizzare il tiro dell'attaccante cesenate. Al 35esimo si fa vedere in attacco anche l'Ascoli, ottima percussione di Bernacci, ma Antonioli si salva e devia in calcio d'angolo. Fischi per Bernacci, lui che è proprio di Cesena. Poi al 42esimo, sugli sviluppi di questa azione, il gol del vantaggio che porta la firma di Greco, di tacco, la deviazione davanti al portiere Guarna che non può nulla, Cesena avanti 1-0, buono il cross di Schelotto, ottimo il colpo con il tacco di Greco. Vuole il gol del 2-0 il Cesena in avvio di ripresa, al settimo minuto ci va vicino, grande percussione in area di rigore, poi sul tiro di Doprado c'è fallo di mano di Giorgi che l'arbitro De Marco non vede, dunque si continua, fallo di mano abbastanza evidente col braccio sinistro alto. Al 22esimo opportunità per l'Ascoli, Bernacci commette fallo, poi protesta nei confronti di De Marco. Bernacci che era stato già ammonito nel corso del primo tempo, viene allontanato dal direttore di gara di Chiavari. Espulso Bernacci che lascia in 10 l'Ascoli, a questo punto la partita per il Cesena diventa sicuramente più semplice. E di nuovo Giaccherini che ha l'opportunità per il 2-0. Fallisce però il suo tiro di destro Giaccherini. Al 36esimo di questa ripresa, opportunità in mischia per l'Ascoli, ma il portiere Antonioli ci arriva. Pallone deviato all'indietro anche dal difensore Petras, finisce dunque 1-0 per il Cesena.